Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Nel video di oggi voglio mantenere una promessa che ho fatto a diverse persone che me l'hanno chiesto, e cioè che avrei realizzato anche un album con il mio ultimo kit di carte digitali Ceremony. Praticamente questo video sarà diviso in due parti perché altrimenti verrebbe un video troppo lungo, però volevo farvi vedere nello specifico come utilizzare le carte sia per realizzare la struttura dell'album che come decorarlo, e quindi preferisco farlo in due video diversi. Praticamente nel video di oggi vedremo come realizzare praticamente l'album completo, solo da decorare. Dove ho utilizzato, ve lo dirò poi mentre lo realizzo, praticamente i fogli con la decorazione sviluppata in orizzontale, visto che questo kit ha lo stesso foglio sviluppato sia in verticale che in orizzontale, proprio per dar modo di utilizzare in modo diverso le due carte. Allora, per questo album ho deciso di utilizzare il velluto per rivestire la copertina, perché questo velluto mi sembrava perfetto visto il colore molto molto simile a quello dei fiori che ho utilizzato. E quindi questa è una struttura molto molto semplice, con una rilegatura semplicissima che vedrete una volta realizzata, lo può fare veramente anche chi per la prima volta sta realizzando un album. È velocissimo. È facile da realizzare e l'effetto è bello. Dopodiché vi faccio vedere, questo è l'album ancora da decorare, però obiettivamente nulla vieta che si potrebbe quasi lasciare con l'interno delle pagine in questo modo, magari a parte queste bianche che vanno sicuramente un pochino arricchite, ma l'album è già bello che è fatto. Pagine che hanno tutte una tasca nella parte superiore dove andrò ad inserire una tag. Quindi un ulteriore posto per eventualmente mettere delle foto. Quindi questa è la prima parte dell'album e andiamo a vedere come realizzare copertina, rilegatura e come andare ad incollare le nostre pagine. Per realizzare la copertina dell'album utilizzo il mio solito cartoncino da 1,5 mm di spessore. Vi lascio il link per acquistarlo nella descrizione del video. E in questo caso specifico ho deciso di utilizzare un pezzo di stoffa, in realtà un pezzo di velluto di questo rosa antico che mi piace come colore perché si adatta molto ai colori dei fiori che ci sono sulla carta. E io ho già munito i miei pezzi di cartoncino di adesivo. Le dimensioni nello specifico sono 21 x 15 cm per quanto riguarda i due pezzi più grandi e 21 x 5 cm per quanto riguarda il laterale dell'album. Ho tagliato un pezzo di velluto che è praticamente 2 cm per parte più alto del mio cartoncino, quindi sarà 25 cm in altezza. E poi la lunghezza, boh, adesso vediamo perché avevo un pezzo già così, al limite la taglio dopo. Allora, vi faccio vedere, io mi sono solo segnata un riferimento di 2 cm dal bordo sia in orizzontale che in verticale, proprio per avere così giusto un riferimento di dove andare ad incollare il mio cartoncino. Però questo è proprio una cosa. Se voi tagliate la stoffa un po' più larga, potete anche non tener conto di. Io l'ho tagliata molto giusta, abbastanza giusta, e quindi ho preferito segnarmelo per non sbagliare. Quindi adesso vado ad incollare il primo pezzo di cartoncino. Tengo di riferimento il segno, ma poi obiettivamente faccio così ad occhio, tanto non c'è bisogno di tenere una precisione millimetrica. Poi prendo un righello perché devo tenere, diciamo, io tengo sempre un mezzo centimetro scarso di separazione tra i vari cartoncini. Questo adesivo da spellicolare
Devo dire che è un'impresa, è tenacissimo, fortissimo, quindi veramente non si muove più, però. Quindi vado a mettere a più o meno mezzo centimetro così il secondo pezzo. In questo modo il righello vi fa anche da allineamento. E idem per il terzo pezzo, anche l'ultima parte. Ora vedete, come vi dicevo, che il pezzo di stoffa era più grande, ma noi lo andiamo a tagliare più o meno, tanto non cambia nulla. No, con questa forbice proprio non taglio niente, quindi questa è più piccola, ma direi che taglia di più. Perfetto, vado a tagliare a circa 2 cm, ma come vi dicevo non è una cosa così fondamentale, il millimetro più, millimetro meno. Ok, quindi come facciamo sempre, andiamo a smussare in questo modo. Anzi, no, facciamo un'altra cosa. Prima vado a mettere di adesivo per incollarlo e poi taglio. Allora, facciamo così. Utilizzo il biadesivo per incollare la stoffa. Allora, io ho preferito utilizzare il biadesivo e non la colla. Vi spiego questa cosa qua. Perché la colla può lasciare dei residui che passano oltre, bagnando la stoffa. Praticamente la stoffa si bagna. E poi ci sono il bagnato della colla che passa dall'altra parte del tessuto. E quindi questo succede a seconda che il tessuto chiaramente sia più o meno spesso. Magari questo che era un po' più spesso non faceva quell'effetto lì. Ma io voglio evitare perché sul tessuto rischio che rimanga macchiato e quindi non va bene. Per cui preferisco mettere il biadesivo. Così non c'è pericolo di macchiare la stoffa in questo modo qua. Adesso con il mio attrezzo di osso vado a premere bene. Come vedete, ho fatto anche in modo che il biadesivo andasse, vedete, vicino qui proprio il bordo, perché così rimane ben incollata anche la parte vicino al bordo della stoffa. Andiamo a mettere anche il biadesivo qui, in questo modo qui. Uno e due. Così. Tagliamo e schiacciamo bene 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 in questo modo qua. Perfetto, così. Da una parte e dall'altra. Ora che ho incollato il mio biadesivo, vado, come dicevo prima, a smussare gli angoli tenendo proprio appena appena 1 mm qui vicino l'angolo, così andiamo a smussarli tutti e quattro. Avendo messo prima il biadesivo, cosa succede? Che noi abbiamo praticamente la nostra stoffa incollata proprio fino al bordo. Se invece facevo come avevo iniziato a fare, cioè prima tagliavo, poi mettevo il biadesivo, rischiavamo di avere le parti proprio sul bordo senza biadesivo. Invece così è perfetto. Adesso vado a, anzi, cominciamo dai lati lunghi, spellicoliamo e prima di, così con il mio osso, vado a creare proprio già il segno, vedete, del
di dove deve piegare la stoffa e poi semplicemente vado a girare in questo modo e vado a schiacciare da questa parte. Così, eccoci, abbiamo perfettamente incollato tutto. Facciamo l'altro lato lungo. Quindi abbiamo foderato la copertina con la nostra stoffa, con il nostro velluto. Dopodiché, per l'interno invece, ho ritagliato dei pezzi di carta del kit e al centro invece metterò della semplice carta bianca perché tanto andrò ad incollare la rilegatura. Quindi facciamo in questo modo. Allora, cominciamo intanto con incollare la parte centrale bianca e poi sopra coprirò i laterali con la carta del kit. Ho già munito tutto come faccio sempre di biadesivo, così facciamo più in fretta. Questo vedete è un avanzo di un altro mio kit digitale, un pezzettino di carta che avevo, quindi ho fatto che utilizzare questo e ora vado a centrarla in questo modo qui. Schiacciamo bene, 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 così andiamo a creare le pieghe che sono qui e incolliamo perfettamente il tutto, ok, in modo che abbiamo ancora la nostra, così. Dopodiché andremo ad incollare ancora sopra l'altra carta che mi chiuderà il tutto. Prima però di andare a incollare i due pezzi laterali, dobbiamo fare la chiusura che ho deciso di fare con il pizzo questo e quindi vado ad incollare, ad attaccare prima di chiudere con la carta due pezzi di pizzo. Quindi facciamo così, tagliamo due pezzi uguali. Direi che questi dovrebbero bastare. Uno e due. Così. Ok. E andiamo ad attaccarli magari con del biadesivo. Allora, facciamo così. Mettiamo il primo pezzo qui. Io lo faccio d'occhio, eh. Centro. Pezzo di biadesivo che mi servirà anche per bloccare la pagina, quindi mettiamolo qua così. Ok. Potevo anche metterlo un po' più dritto, per esempio, e adesso non posso più spostarlo. Vabbè, proviamo così. Ok, poi lo drizzo con la carta e idem da questo lato. Quindi cerchiamo solo di capire così, faccio così per capire, per metterlo esattamente nella stessa posizione. Così evitiamo di sbagliare, ok? Quindi in questo modo qui andiamo ad attaccare il secondo pezzo. Vediamo di essere un pochino
bravi a questo colpo qua, perché eccoci, questo è venuto perfettamente dritto. Bene, è già qualcosa. Ora vediamo un po', verifichiamo solo. Sì, ci siamo. Adesso andiamo ad attaccare le due chiusure in questo modo qui. Quindi spellicoliamo, perché ho già munito il tutto di biadesivo. Anche qua io preferisco sempre, anche se è una cosa un po' più lunga, perché obiettivamente con la colla stick piuttosto che si fa più in fretta, però io preferisco sempre utilizzare il biadesivo, perché non si induriscono le pagine, rimane sempre tutto più pulito, mi piace di più. Quindi quando posso, tutte le volte che posso, utilizzo il biadesivo. E quindi andiamo a chiudere in questo modo. Una e due. Ora, la struttura della copertina è pronta. Dobbiamo andare a vedere come rilegare le nostre pagine. Allora, per questo album, lasciamolo qui. Per la rilegatura ho deciso di utilizzare un metodo semplicissimo, che di solito forse non ho fatto neanche un tutorial con questo sistema, così è anche un sistema nuovo per fare una cosa che è veramente facilissima. Allora, ho tagliato 4 pezzi di cartoncino da 20 cm, 20 cm vi spiego perché, chiaramente deve essere un pochino più piccolo del nostro album, quindi era 21, ho fatto 20, ho tenuto un centimetro in meno in modo da avere mezzo centimetro per parte di gioco. E quindi ho tagliato questi 4 pezzettini, che sono un 6x20, un 5x20, un 4x20 e un 3x20. Dopodiché, ve ne faccio vedere uno, ho fatto un piego da un centimetro per parte sul lato lungo, quindi qui e qui. Ora vado a piegare il mio, in realtà dovevo farlo meglio da questa parte. Aspettate che lo risegno, perché così evito che venga storto, perché deve assolutamente venire dritto. Lo piego in questo modo qui e in questo modo qui. Ok, in questo modo ho piegato tutti e quattro gli altri pezzettini già fatto, quindi ho fatto il piego a un centimetro per parte per tutti gli altri, e la nostra rilegatura non sarà nient'altro che inserire i pezzi di carta uno dentro l'altro al centro e ottenere le nostre lette dove andare ad incollare le pagine. Quindi adesso facciamo questa operazione. La faccio con la colla, che potrebbe essere questa. Quindi cominciamo dalla misura, quella da 5, quindi vado a mettere la mia colla su tutto e vado a incollare al centro. Quindi vedete, lo metto al centro, fate d'occhio, così rimane mezzo centimetro e mezzo centimetro per parte praticamente. Incolliamo bene, così, e facciamo la stessa operazione con le altre due strisce. Mettiamo la nostra colla, così, e andiamo di nuovo a centrare.
da una parte. In questo caso vi conviene utilizzare invece la colla perché così avete la possibilità di addrizzare il vostro cartoncino nel caso in cui non lo poggiate bene. Se invece utilizzate un biadesivo molto tenace, rischiate che una volta posizionato non potete più spostarlo e poi, ahimè, bisogna rifare tutto. Quindi anche no. Andiamo ad attaccare l'ultimo, così. Ok. E lo centriamo. Quindi lasciamo di nuovo mezzo centimetro. Questo non si vuole spostare, aiuto, eccoci, così e così. Perfetto. Andiamo a bloccarlo anche qui. Ok, in questo modo qui, rifaccio fare un attimo le pieghe bene perché le ho un po' rovinate. Ok, ecco, vedete che abbiamo creato le nostre alette per andare a bloccare le pagine. Adesso vi faccio vedere come. Quindi, fatto ciò, non ci resta che andare ad incollare tutta la rilegatura qui al centro del nostro album. Quindi rimettiamo la colla e andiamo a centrare. Anche qui con le dimensioni che ho utilizzato praticamente vi rimane mezzo centimetro per parte dalla chiusura. Siamo dritti e siamo dritti. Quindi andiamo a schiacciare. Mamma mia, quando faccio questi lavori perdo sempre tutto. Avevo ah, eccolo qua. No, perché tra che non ci vedo. Tra che la carta è micidiale perché basta appoggiare un pezzo che copre tutto quello che c'è sotto, non si vede più niente. Non so voi, ma ci metto sempre 2 ore quando devo cercare le cose. Vabbè. Quindi adesso andiamo a schiacciare bene tutti gli interni in modo che, ok, che si incollino bene. Vedete che adesso si vede bene quello che intendevo, cioè praticamente le alette dove andremo ad incollare le nostre pagine. Quindi abbiamo l'esterno del nostro album completo. Realizzare le pagine dell'album invece ho fatto una cosa veramente semplice. Allora, cosa ho fatto? Ho preso i fogli del mio kit che hanno il disegno realizzato sul foglio in orizzontale, perché sapete che ho fatto un kit con lo stesso disegno realizzato, sviluppato sia sul foglio orizzontale che sul foglio verticale, perché avevo visto che appunto a volte c'è la necessità di avere dei fogli col disegno per lungo perché bisogna fare delle parti più alte, quindi ho deciso di fare il kit in questo modo perché mi sembra più comodo. Quindi per realizzare le mie pagine ho preso i fogli con la decorazione in orizzontale, ho tagliato il bordino bianco perché io la mia stampante fa il bordino bianco e praticamente da questa pagina ho realizzato la misura di 28,5x20, che praticamente è la misura massima che si riesce ad utilizzare dal foglio eliminando il mio bordino bianco. Fatto ciò, quindi ho tagliato il bordino, ho piegato a metà il mio foglio. E quello che ne ho ottenuto è praticamente la mia pagina. Quindi vedete questa pagina qui, adesso vi faccio vedere. Questo è il foglio del kit. Io ho ritagliato il bordino bianco intorno, quindi ho ottenuto il mio foglio senza bordino, l'ho piegato a metà e questa è la pagina per il mio album. In questo modo ho realizzato 8 pagine, perché sono 8 le alette che dobbiamo andare a ricoprire con le nostre pagine. E ho utilizzato praticamente in due
in due casi, così per spezzare un po', invece di utilizzare la mia carta digitale, ho inserito un foglio di cartoncino da 200 grammi bianco, così giusto per dare un pochino di movimento, poi magari vediamo decorato per cambiare un pochino. Quindi le nostre 8 pagine sono veramente semplicissime. Prendete il foglio A4, togliete il bordino, ricavate la misura 28,5 x 20 e piegate a metà. Quindi direi che non niente di più semplice. E così abbiamo le nostre 8 pagine. Ora che vi ho fatto vedere appunto come le ho realizzate, non dobbiamo fare nient'altro che andarle ad incollare sulla nostra struttura. Io le ho già messe più o meno in modo così come mi piaceva, che nell'ordine in cui mi piacevano. Partiamo praticamente dall'ultima. Allora, cosa facciamo? Semplicissimamente andiamo ad incollare praticamente prima questo lato. Allora, chiudiamo tutte le nostre belle alette dallo stesso verso, così. Ora andiamo a mettere, io in questo caso preferisco la colla, sempre per il motivo che vi dicevo prima, cioè che se utilizzate la colla avete un minimo di margine per poter spostare la carta nel caso in cui venga incollata storta, cosa che col biadesivo diventa più difficile. Quindi mettiamo la colla sulla mia aletta. Ora vado ad affiancare il mio foglio. Anzi, ho dimenticato di fare una cosa. La faccio su uno, poi la facciamo su tutti. Vedete che andiamo a spuntare gli angolini, così evitiamo che vengano fuori dalla nostra pagina, dopodiché lo facciamo su tutto. Per cui vado ad avvicinare la mia pagina semplicemente e vado a incollare in questo modo qui. Ok? Vedete che questa è un'operazione veramente semplice, semplice, semplice. Dopodiché non mi resta nient'altro da fare che andare a mettere la colla anche sull'altro lato, quindi così. Ok? E poi ricordiamoci di mettere anche un filo di colla qua sul bordo, in modo che la nostra pagina, ora vi faccio vedere, la chiudiamo, rimane chiusa nella base, è perfettamente incollata sulla mia aletta. In questo modo noi abbiamo la nostra pagina con l'apertura superiore per poter infilare una tag dove incollare una foto. Ora andiamo a tagliare, visto che non l'avevo fatto così, tutti gli spigolini in modo che non si vedano poi fuori dalla pagina, perché se lascio le punte rischiamo che si vedano e non va bene. Così, sia da una parte che dall'altra. Ok. Dovrei girare l'album per fare più in fretta, ma non ho voglia di girar tutto, così facciamo in questo modo. Ci metto solo un secondo di più, ma ce la possiamo fare. L'ultimo. Ok. Perfetto. Così vedete, abbiamo tutti gli spigolini tolti. E adesso nello stesso modo andiamo ad incollare praticamente tutte le pagine. Thank you.
punto abbiamo incollato tutte le nostre pagine alle alette e decorazione a parte, praticamente la struttura del nostro album è praticamente completa.